Buonasera, eccoci ancora una volta con Pillole d'Ambiente. Ogni giovedì sera un tema dedicato all'ambiente. Questa sera in via eccezionale, dal vivo, nel boschetto attivo di Campolongo Attiva, l'associazione. Un ringraziamento anzitutto a Radio Saiuz che ci ospita con la diretta all'interno della sua emittente www.radiosaiuz.it e tutta una serie di emittenti radio e tv locali. Ad Alessandro Pattaro, al Forum regionale dei contratti di fiume, all'Associazione Campolongo Attiva e con i Fire Place. Grazie mille. Lascio lo spazio anch'io ai Fire Places e un saluto e un grande impegno ancora per la tutela del territorio e per i contratti di fiume, per la democrazia partecipativa. Saluto. Normalmente la sentite come sigla, però questa volta in via eccezionale la lasciamo dal vivo. I'm a
Ci raccontate il significato di questa canzone? Assolutamente le sì. Le parole, il perché di questa canzone? Allora, il bene che voglio a questo uomo, perché alla fine l'associazione, i nomi altisonanti ci sono, però alla fine bisogna veramente voler bene agli uomini, perché sono gli uomini con gli occhi aperti, con le orecchie aperte, con i muscoli sempre caldi, che portano avanti azioni, che riescono ad avere una visione e in qualche modo portarla avanti coinvolgendo altra gente. Nel fattispecie questa sera voi tutti fatevi un applauso, perché avete scelto di, come si sono solito dire, chiudere la televisione e accendere il cuore, ed è molto importante, perché mio nonno... Mi sono spostato perché tranquillo, sono posso... tranquillo, perché mio nonno diceva: e a televisione ha una bocca da leone e a te mangia il tuo boccone. Quindi o te che i mezzi per difenderti da televisione, oppure se mangi stuarla e andare a vedere la gente che suona in giro. Detto questo, dicevo, l'amore per quest'uomo, comunque l'amore per l'associazione, per Ente Sicuro, per i contratti di Fiume, e in ogni caso questo amore è grande nei confronti di questo importantissimo elemento naturale, l'acqua, e nella fattispecie il corso fluviale, il Brenta, e andando ancora oltre il nostro sogno che speriamo di vedere realizzato, ovvero la realizzazione dell'idrovia, meritavano che venisse scritta una canzone. Le cui parole parlano veramente dell'effetto salvifico che l'acqua può avere nei nostri confronti, nel nostro corpo, nel nostro e anche verso la nostra anima, tant'è vero che se facciamo un passo indietro di una 60-70 anni, i corsi d'acqua venivano usati per trasportare le merci, quindi di conseguenza erano fonte di collegamento tra paese e paese, e ovviamente all'epoca non c'era il telefono, non c'era internet, non c'era niente, quindi assieme alle merci viaggiavano anche le notizie, viaggiava la cultura, di conseguenza il fiume, oltre che da dare vita in termini materiali, li dava anche in termini culturali. Di conseguenza questa canzone parla appunto del bene che il fiume fa a noi e del fatto che tutti quanti noi, ovviamente in questa sede qui c'è gente molto più attenta a questo tema, però fuori spero questo messaggio arrivi il più lontano possibile, dobbiamo aprire gli occhi, perché stiamo camminando su una corda tesa e sotto c'è quello che definisco io una specie di profondo inferno, perché se noi non vogliamo bene la terra in tutte le sue peculiarità, la terra a un certo punto si rivolta e non guarda in faccia a nessuno, e abbiamo visto più di qualche volta che alla fine l'uomo, con tutta la sua tecnologia, tutta la sua furbizia, tutta quanta la sua arroganza, l'uomo ci rimette sempre. Quindi terra 10, uomo 0. Quindi vogliamo bene i fiumi, aiutiamo Brenta Sicuro e spargiamo il verbo che appunto, come il signore dei contratti di fiume diceva, la democrazia partecipativa, partecipate, perché la democrazia è come una corda e ognuno di noi è un piccolo filetto che va a comporla. Se riusciamo ad essere in tanti, riusciamo a fare una fune grossa che riesce a trascinare così pesi, se no rischiamo sempre di essere quel piccolo filo, quello da cucire e da tenere al massimo uniti i jeans con i bottoni. Grazie. 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 Questa sera, oltre alle bellissime parole di Caterino, abbiamo degli altri significati, non ne abbiamo uno solo, ne abbiamo veramente molti. Mario? Mario Avari, adesso ci racconta una storia non semplice, non lineare, di quelle che conosciamo noi, tra virgolette, italiani. Lui è italianissimo e da certi punti di vista più italiano, adesso vediamo anche perché, insomma. Italiano è quello che si sente nel cuore, no, non la provenienza in sé. In pratica, allora, se devo cominciare a parlare delle mie avventure da quando sono partito dall'Albania nel lontano 1997, dovevo ancora fare 18 anni, è una storia molto lunga e veramente vissuta in prima persona, mi emoziono. Allora, per non sbagliare, per non dimenticare qualcosa, ho fatto
velocemente un po' di spunti. Perché mi emoziona perché in pratica anche a distanza di 22-23 anni mi sento, cioè tutto quello che ho percorso ogni giorno me li ricordo come se fossero successe adesso. In pratica parliamo di c'è la luce, parliamo dell'Albania del 97, voi sicuramente avete visto quello del 91, l'esodo che c'è stato, nel 97 c'è stato un altro, una crisi economica, lo Stato è andato in KO, la gente è andato, cioè se non c'era più lo Stato, ognuno ha fatto un po' di testa sua, non avevamo più nessuno che ci comandava e ognuno cercava di proteggersi di per sé stesso, insomma, di proteggere la propria famiglia. E in quel periodo là così difficile, tutti i giovani sono partiti in cerca di speranze, in cerca di un futuro su un posto che in quel momento là un futuro non ce l'aveva. E dove potevamo andare meglio se non nei nostri vicini in Italia, che ci siamo sempre sentiti come fratelli, per, non solo per la vicinanza, ma anche perché proprio trovavamo, insomma, in Italia abbiamo visto un'accoglienza che non l'abbiamo mai aspettata. Sono venuto qua e in pratica abbiamo preso una nave di guerra che era in stato di riparazione, non sapevamo farla guidare, era una nave con cannoni che dovevano essere riparati, doveva tenere solamente l'equipaggio militare, cioè l'equipaggio, insomma, i marines, diciamo, quelli del mare, insomma, quelli dovevano, i soldati, penso 30 persone, eravamo su in 150. Mi ricordo un aneddoto, lo dico così perché mi è rimasto impresso, la nave era così capiente che attraversando lo stretto, in pratica uno ha visto un delfino, ha detto guardate il delfino, e tutti eravamo anche giovani, tutti siamo andati nel lato della nave per vedere sto delfino, la nave ha cominciato praticamente a rimbarcare acqua, uno che sicuramente aveva più esperienza ha detto ognuno è nei propri posti, se no andiamo giù tutti, per capire come che eravamo messi. Insomma, abbiamo fatto una traversata che di solito dura 3-4 ore, dopo 12 ore dovevamo ancora arrivare alle acque neutrali, cioè andavamo a una velocità ridotta, la nave era rotta, se non fosse per la marina militare che ci ha visto in difficoltà, è venuto a prenderci e ci ha portato nell'aeroporto di Bari. Lì ho fatto i miei primi, li racconto qua, mi sembra un po' un ambiente un po', perché di solito racconto solamente ai miei amici più stretti, cioè non mi sono mai espresso così tanto in questo pubblico. In pratica ho fatto i miei 2 mesi in un campo di profughi. Sinceramente comunque anche lì siamo stati accolti, abbiamo visto veramente l'ospitalità del popolo italiano, quello che speravamo di trovare, avevamo fiducia di trovare e che l'abbiamo trovato. Dopo un paio di mesi, ovviamente il sud è un po', abbiamo capito che potevi stare, però non potevi trovare un lavoro, era difficile. Allora c'è stato l'esodo che io qua l'ho scritto al Eldorado del lavoro, al nord. In pratica siamo venuti, ho preso i treni con quei pochi soldi che avevo in tasca, avevo i soldi per venire fin su, ma non ovviamente neanche per prendere una bottiglia di acqua, i soldi erano contati. Dopo 2 mesi e mezzo di campo di profughi, anche quei pochi spiccioli che avevo in tasca li avevo quasi consumato, ho ottenuto il biglietto, sono venuto al nord. Al nord mi ricordo sono stato accolto, avevo a Treviso mio zio, mi ha accolto e ho cominciato a cercare un lavoro. E mi ricordo le mie prime ricerche fatte in una bicicletta, e facevo in pratica da Treviso per andare verso Conegliano tutta la parte destra fino quando mi stancavo, e dopo al ritorno facevo tutte le altre fabbriche, proprio fermandosi fabbrica in fabbrica. Era per dire, perché nonostante che avevo 18 anni, tra l'altro 18 anni li ho fatto al campo dei profughi nell'aeroporto militare di Bari, mi sono accorto che avevo fatto il compleanno 2 settimane dopo, per capire che momenti erano. Dopo aver trovato il lavoro, insomma, la faccio breve, ho sempre lavorato da 22-23 anni, tuttora sto lavorando, grazie a Dio, insomma, anche per dire che se uno ha voglia di lavorare, se uno ha voglia di inserirsi,
si inserisce, lavora e viene anche accolto. E proprio io personalmente, anche stando al nord, c'è sempre questo dualismo, no, ma il nord-sud, ma neanche più che altro con gli stranieri, con il razzismo, altre cose. Io vi posso dire veramente con onestà, io personalmente non ho mai conosciuto, e sono qua da 23 anni, una persona razzista. Ma non perché non esistono, perché probabilmente anche chi magari si riteneva razzista, conoscendomi, ha cambiato idea. Quindi secondo me non è che esistono persone razziste o stranieri brutti e cattivi. Esiste magari un singola persona che ha un carattere diverso dall'altro, ma per questo dico, chiedo a tutti, non generalizziamo, perché anche da parte nostra dire che gli italiani, magari qualcuno lo può dire, ma gli italiani sono razzisti, non è vero. Non è vero, perché lo posso testimoniare di persona. Ho conosciuto un sacco di persone e tutte, ho anche conosciuto ovviamente la persona un po' più difficile di un altro, ma è normale, cioè siamo tutti esseri umani, ognuno è diverso, ma se uno è diverso e dopo, una volta conosciuto la persona, cambia idea, vuol dire che quella persona là dentro non è mai razzista. I razzisti secondo me non esistono, esiste solamente chi non conosce bene le persone, magari cerca di, cioè generalizza senza conoscere bene. Detto questo, io personalmente, come ho detto, mi sono sempre trovato bene e dico la verità, visto che mi sono così trovato bene, sto cercando di capire il perché sto facendo, perché personalmente dopo con questa associazione che abbiamo creato, Campolongo Attiva, mi sono dato da fare e cercavo di capire perché mi sto dando così tanto da fare. Probabilmente, mi rispondo da solo, è anche per dare un po' indietro a quello che ho accolto, cioè per ridare alla comunità quello che la comunità mi ha dato a me. Cioè tutto quello che le persone, che io ho trovato nelle persone, sto cercando in tutti i miei, cioè in tutti gli sforzi, insieme con i miei soci, insieme con il mio fratello, a ridarlo alla comunità. E la comunità vedo che accoglie bene, insomma. E abbiamo creato appunto, abbiamo fatto la società di associazione di volontariato Campolongo Attiva, abbiamo, dopo parlerà di più presidente, ma io sto cercando appunto proprio per sommi capi cercare di spiegare dopo personalmente, insomma, oltre il volontariato mi sono dato da fare e cerco anche di dacato e cerco di, nel patronato, di dare una mano nella comunità in comune di Campolongo a fare consigliere, che anche quello è un altro lavoro di volontariato, perché praticamente fai un lavoro che, se non hai la passione, se non hai la voglia di aiutare il prossimo, certo, chiunque ti dice, chi te lo fa fare. Okay. Quindi grazie a tutti. Ecco. Grazie. Avete capito perché si appassionano queste persone? Avete capito adesso perché si appassionano? Complimenti. Grazie Marino. Questa è un'altra canzone che sembra incredibile, si sposa perfettamente con quello che ha appena detto Mario e quello che costantemente fa Marino e tutta la sua associazione. Il wrecking ball è la palla che usano le imprese edilizie per buttare giù, per demolire. Noi abbiamo usato questa idea per trasmettere il fatto, il bisogno di essere uniti e di in qualche modo essere portatori sani di buone intenzioni, di bei pensieri politici, di belle parole, affinché la nostra unione e le nostre idee, parole belle pulite, diventino questa palla che va a distruggere e destabilizzare tutta questa sporcizia di pensieri, di gioco al ribasso, di odio, di indifferenza. Quindi abbiamo pensato di fare questa canzone e di dire a tutti quanti, infatti nel ritorno dice, cantate assieme a noi questo blues, cantate assieme a noi il blues della palla da demolizione, che si chiama appunto Wrecking Ball. Thank you.
Strategy, threat, and communication. Too many soldiers died. The generous army marches on with a lie. No question of doubt. Just in my belly with no lie. Don't sing alone in blues. Don't sing alone in blues. Don't sing alone in breaking bones. In qualche modo approfondire, alla fine citiamo quattro personaggi fondamentali o comunque molto importanti per la cultura americana, per la cultura americana dei lavori e della giustizia sociale. Stiamo parlando di Woody Guthrie, di Pete Seeger. Pensate che Pete Seeger all'età di 93 anni
andò davanti a Wall Street e cominciò a manifestare assieme ai giovani, perché diceva: io sono vecchio e ormai la mia vita sta volgendo al termine, però è giusto che per quanto poco io abbia respiro, ve lo dedichi, al bisogno che avete voi di avere un futuro giusto garantito. Glenn Hansard è un nostro carissimo amico irlandese e circa 3 anni fa, assieme agli altri, occupò un palazzo in centro Dublino che era disabitato e fece in modo che perlomeno per 4 mesi gli homeless, perché il tema degli homeless in Irlanda è molto, molto, molto importante, quindi quelli senza casa, passassero un inverno al caldo e al sicuro, perché puntualmente sia inverno sia estate con il caldo i senza casa finiscono male. E poi c'è Willie Nile, che è un personaggio leggermente minore, però è spiccato per una canzone molto bella che casomai, se riuscite a mettere like nella nostra pagina di The Fireplaces, ve la postiamo, e si chiama One Guitar, e in qualche modo dice che nel sogno, ovviamente abbastanza hippie, dice che non, l'unico esercito che noi vorremmo avere non è un esercito di soldati che marciano con le armi, ma di gente felice che imbraccia una chitarra e canta canzoni piene di bei sentimenti di amore. Quindi questi 4 personaggi qua per noi sono molto importanti, alcuni di loro non ci sono più, altri invece sono presenti e sono amici nostri, e volevamo in qualche modo condividere con voi questo tipo di informazioni qui. Grazie alla bellissima canzone e alla storia del folk. Marino si è tagliato i capelli per l'occasione, esatto, incredibile, vedete. Si è pulito persino gli occhiali, è un'occasione incredibile. Un applauso a Marino Zamboni, signori. Come no, sì. Abbiamo sentito lo sbarco di Mario, adesso sentiamo il fratello e sentiamo Paride, che fanno parte dell'associazione che reggono Campolongo Attiva, e hanno creato tutto questo, cioè questo boschetto è grazie all'azione di questi personaggi che meritano un applauso, ma molto di più. E adesso ci raccontano in velocità quello che hanno fatto. Pensate, io lo trovo un paradosso ma positivo. Loro hanno chiesto all'amministrazione comunale, che ha concesso questa cosa, di tagliare l'erba delle scuole. In cambio del taglio di erba hanno chiesto di fare un'altra attività, di sistemare questo boschetto sequestrato alla mala del territorio. Quindi è un po' strana questa cosa, cioè di chiedere non in cambio dei soldi e riconoscimenti, di avere la possibilità di lavorare ancora di più. Cioè, veramente questa cosa la trovo curiosa, ma incredibile. Insomma, adesso ce la raccontano in qualche minuto. Allora, io sono il presidente dell'associazione Campolongo Attiva, ma prima di cominciare il più breve possibile, perché mi è stato raccomandato, ringrazio Marino e Brenda Sicuro per tutta questa festa, per l'organizzazione che hanno fatto, i Fireplace, per la musica che ci stanno facendo e ci stanno divertendo. Allora, io sono uno dei soci di Campolongo Attiva, che questa associazione è nata nel 2013, quindi 7 anni fa. A settembre facciamo 7 anni. Dico la verità, io non sono dei soci fondatori, ma sono appena è nata l'associazione, insomma, sono entrato. Mario, c'è stato Paolo Bacco, insomma, Dario Corro, ci sono tanti, erano quasi 20 genitori che credevano in associazione per tagliare l'erba, come ha detto Marino, nelle scuole. C'è stata una burocrazia incredibile, però ci siamo riusciti a buttarlo giù, quindi abbiamo aperto un'associazione, fatto un'assicurazione, preso le macchine nostre vecchie, messo a posto e abbiamo cominciato a tagliare l'erba nelle scuole di Boione, l'asilo di Boione. Quindi. E nel 2015 abbiamo preso, appena inaugurata la scuola nuova San Pio X di Campolongo, abbiamo preso anche quella in gestione. E mettendo le macchine qua sulla villa Solievo, abbiamo visto questo boschetto, un boschetto di noci di circa 4.700 metri quadri, di 275 alberi di noci, che qua era una giungla in epoca. E ci abbiamo messo un po', quasi 3 anni, per pulirlo, e tagliarlo e recintarlo. Abbiamo fatto il cancello, i bagni, i servizi e tutto in un posto per fare la grigliata. Insomma, abbiamo cercato di creare un posto
un didattico per far divertire insomma i cittadini e la comunità. Non sono io, come ha detto lui, cioè non è che ho fatto io, non l'abbiamo fatto tutti insieme, perché è stato un lavoro di, come detto, di 3-4 anni, fatto in 10-15 genitori e soci. Uno di questi soci è un nostro segretario che nella parte burocratica si impegna tantissimo insieme a Mario, che anche perché noi questo boschetto qua l'abbiamo creato non essendo né ingegneri né architetti né niente, abbiamo fatto qua, dobbiamo mettere su un posto grigliato, qua mettiamo su qualche il parcheggio, qua mettiamo le giostre per i bambini, insomma, e abbiamo fatto questa associazione e questo boschetto attivo che ormai sta andando anche alla grande, perché ogni domenica è prenotato per le feste private, quindi siamo contentissimi che questo piccolo spazio che prima era una giungla adesso è tornato alla comunità e si sta qua in aria fresca. Adesso lascio 2 secondi la parola anche a Paride, grazie da parte mia. Io sono uno degli ultimi arrivati, sono entrato dopo e loro avevano già fatto il grosso del lavoro, quindi quando sono arrivato io mi sono stancato meno, perché loro hanno tagliato, hanno buttato a terra, hanno piantato pali, hanno fatto la recinzione. Io l'ho vista già fatta, quindi ho sudato per loro, però è stata una bella esperienza. Continuiamo a fare questa cosa qui di andare a tagliare la scuola, all'erba nella scuola, e lo facciamo volentieri, anche se fa caldo, anche se la scuola è chiusa, però lo facciamo lo stesso, perché deve rimanere tutto in ordine. Quando i bambini torneranno a scuola devono trovare tutto quanto a posto. L'altra settimana l'abbiamo fatto a Campolongo, l'altro ieri l'hanno fatto a Boion. Abbiamo 2 gruppi, uno che si occupa di una scuola, l'altro dell'altra, perché farlo tutto quanto sarebbe una brutta cosa, non ce la facciamo. E niente, noi quello che riusciamo a fare lo facciamo con il cuore, non siamo qui per guadagnare qualcosa, ma l'abbiamo fatto per fare qualcosa di bello, perché dove tutti possano venire. Infatti è aperto, qualcuno c'è che viene qui ogni tanto e si viene a fare il giretto, porto i bambini, giocano a palla, ci sono le amache, se qualcuno vuole rilassarsi un attimo può farlo tranquillamente. C'è una bella aria, quindi chi vuole viene qui e sta in santa pace. Basta, noi dice va bene così, non vogliamo altro. Diciamo che non si è fatto male. Non mi sono fatto male qui. Non si è fatto male sulla... L'ultima cosa che vorrei dire, insomma, i messaggi nostri sono tanti. Quello principale, secondo me, dovrebbe essere che con costo zero, ok? E prendendo uno spazio che prima era gestita, insomma, era della mafia, adesso è diventato dei cittadini, quindi non solo si può fare una cosa, un parco che magari diciamo una rotonda può costare migliaia di euro, un parco creato a 0 soldi è un messaggio che se si vuole qualcosa si può fare. E l'altra cosa è che, insomma, da uno spazio che prima non era indispensabile entrarci, adesso è di tutti, insomma, questo è il messaggio che... Grazie. Vedete quanti livelli abbiamo: ambiente, fiumi, bosco, legalità, integrazione. Quindi veramente abbiamo molti messaggi da lanciare questa sera. Prego. Potremmo anche dire che tutti questi messaggi, tutti questi piccoli frammenti possono anche essere in qualche modo paragonati alle varie parti di una canzone. C'è l'intro, poi c'è il testo, c'è il pre-ritornello, il ritornello, c'è l'assolo. Quindi vedete che alla fine essere parte di una comunità, magari ognuno si occupa di una piccola porzione di quello che in qualche modo si sente, però non deve mai sentirsi solo, perché sa che anche in altri frangenti c'è sempre qualcun altro che potrà dargli una mano, in qualche modo creerà quella forma di sinergia che alla fine viene fuori una bellissima opera d'arte. E questa opera d'arte deve essere il messaggio che vogliamo dare con questa canzone qui, che è: la felicità è sempre bella quando condivisa. Di conseguenza, il fatto che questo bosco qui prima fosse una giungla e adesso è stato pulito, è stato aperto, quindi ragazzi venite, perché c'è da goderne. Le robe belle pubbliche sono ovvio, cioè ti
coinvolgono, ti fanno divertire e ti responsabilizzano, perché non arrivi solo come un predatore a prendere, ma in qualche modo ti senti parte di una famiglia che apre le porte di casa sua. Di conseguenza, creando questo parallelismo, per noi la musica Fireplace, che siamo ormai 11 anni che siamo assieme, ha permesso di viaggiare in lungo e in largo in Europa, in Irlanda, persino andare due volte, suonare due volte in America, a incontrare persone fantastiche in tutto quanto, lungo tutto lo stivale. Persone che ci hanno motivato, che ci hanno sostenuto, che ci hanno in qualche modo detto non mollate, continuate, perché quando siete voi noi ci siamo, stiamo bene, perché come siete voi noi teniamo a casa col sorriso. Quindi a un certo punto, in fase di creazione di una canzone, siamo detti, ma perché non scriviamo una sorta di inno, una sorta di canzone di ringraziamento a, quelle, a questa entità che ci ha fatto incontrare, a questa entità che, nonostante le difficoltà della vita, nonostante questo anno, diciamo, particolare, e uso la espressione particolare perché è politicamente corretta, e... però ci fa andare avanti, ci dà l'ispirazione per scrivere altre canzoni e per in qualche modo per fare, se speriamo di riuscirci, farvi tornare a casa con un sorriso. Sorriso che, se volete potete in qualche modo continuare, perché ne abbiamo 10 in vendita ed è il nostro modo per mantenere la band. Per cui, se volete, poi chiedete a Carlo, che è questo ragazzo bello con le mosselotte, fai il sorriso al venditore, fa finta di essere un venditore da Folletto. Salve signora, pazzesco. Quindi in ogni caso 10 euro un CD, e sapete che date una mano a noi per pagare le spese vive e della realizzazione di CD, e eventualmente riuscire anche a mettere via un cruzzoletto per creare un prossimo CD, perché di canzoni ne scriviamo sempre e speriamo sempre di poterne fare ancora, però ovviamente non è che puoi arrivare nello studio di registrazione e dire ehi, siamo i Fireplace, e loro dicono beh, detto questo, a parte la speranza che possiate perlomeno aiutarci comprando un CD, cantiamo questa canzone che è Happy Song, perché essere felici e cantarla in maniera felice è il nostro modo di ringraziare la musica, che è una fantastica energia che ci fa sempre stare insieme. So you can enjoy the show. I'm not pleased. I'm gonna be so mine. When I be not pleased, a fire for my soul. Never can get enough singing this happy song. It's my hymn of gratitude, cause it's what we need for. I'm invincible, cause I make you smile. My darling, it's a cheap trick. I'm a poor soul in exile. I tell you where I'll be safe. When my demons leave, I sit and pray. Never can get enough. Singing this happy song. It's my hymn of gratitude, but it's what makes me strong. Come on. Keep on shining,
beyond the cloudy sky. When I get here on this stage, forward in the Mad Max big side. So let me see, I'm a lucky man. Music is my shelter, music saved my soul. Never can get enough singing this happy song. It's my immortality to believe what men is wrong. Never can get enough singing this happy song. Allora, in realtà, aspetta un attimo Marino, perché in futuro magari ci troviamo un'altra volta, vi daremo la possibilità di cantarla anche in italiano, che fa più o meno così. Mai mi stancherò di cantare questa happy song. Se io sono forte, lo devo proprio a te. Mai mi stancherò di cantare questa happy song. Se io sono forte, lo devo proprio a te. Forte, mai mi stancherò di cantare questa happy song. Se io sono forte, lo devo solo a te. Ultima volta, mai mi stancherò di cantare questa happy song. Se io sono forte, lo devo proprio a te. Raccontiamo di Fireplace. Fireplaces. Fireplaces. Ignorante che non so l'altro. Ma no, l'inglese ma... è proprio... Vabbè, ma comunque sia un uomo umile che c'è assa a tirare fuori. All'ignoranza. Sì, ma sono qua a forza. Ah sì, se siamo a Remo la prossima volta gli danzo traino, non so se lo sappiamo. Ok. E... il vostro gruppo nasce nel 2009. Sì, a marzo 2009. Oh, in realtà, allora, ufficialmente leggermente dopo, però... marzo 2000 e 8 marzo 2000 e, o 9 marzo 2009 Banca Etica credo abbia festeggiato il decimo anno di attività con un concerto in zona Arcella con un bellissimo gruppo che si chiama l'Orchestra di Piazza Vittorio. All'epoca il biondo, che è praticamente il figlio naturale nato da fuori matrimonio del generale Rommel, se vi vedete, se riesco a fregargli la carta con la patente e la mando in rete, vedo che è un tedesco sceto, dove sceto non si riesce a capire come si dice in inglese. Allora lui lavorava al Portico, che è questa bellissima realtà che era a Dolo. Assieme a lui lavorava anche un certo Nico Lorenzo, il quale mi dice: ho vinto il biondo là, e il biondo là si cresciuo mangiando Corn Flakes e ascoltando Neil Young. Ah, fantastico, è il tuo posto per me. Mi all'epoca io ero orfano di nessuna band per cui non suonavo, quindi ho detto potrebbe essere interessante. Mi posso dare il numero di telefono, diciamo, e ovviamente timido, con proprio quel coso, con quei pollici, ma sì, tu sicuro sei adeguato? Adesso ti fai il coso, hai fatto un lavoro sulle tighe, che tua mamma sei qua che mi dice bravo, strucca lì e ti serve io. Allora, ogni caso tocco su io, dopo arriva su altra gente, nel frattempo le formazioni si cambiano, succede una roba a maggio 2013 che robe che praticamente in qualche modo Teresetta è a vita vissuta fin prima in positivo e la trasforma in altra roba. Cosa succede? Mi ho un sogno
ma proprio onirico, no, una roba che vorrei fare, una roba che ho visto in sogno. Mi decido di fidarmi di quel sogno là, vago a Padova, all'Euganeo, al concerto di Springsteen, munio di un attrezzo che è una specie di asse da lavare, che chi d'opera sono New Orleans, chi trasforma da oggetto del caseingo dell'utilizzo quotidiano a strumento musicale. Beh, preparo un carteo, ho scritto: guarda che amico, sto strumento qua, vorrei fare questa canzone qua con te. Insieme con me, che sei questa amica che sei su da Grisignan de Socco, si chiama Kimberly, guarda caso anche ella come Springsteen, nata e vissuta nel New Jersey. Per una serie di motivi riuscimmo a arrivare in dodicesima fila. Dodicesima fila, tanto, cioè vicini al palco ma tanto distante. E a me fa, non sta preoccuparti perché l'uomo va avanti in drio, destra e sinistra, si sposta, tutti quanti che corre drio, e ma manca che se qualche pertugio si inserimo. Pareva che avesse e a sfera di cristallo come Maga Zobeide, pian pianeo recupereremo spazio dal dodicesimo al decimo, fin arriviamo tra il primo e il secondo. A un certo punto voglio tirare fuori il suo carteo scritto Born to Run Changed My Life. Born to Run è un album del 75, molto bello e molto importante sia per chi lo ascolta ma anche per Bruce Springsteen, perché Bruce Springsteen che l'album là ha detto: o questo album qua fa sul botto e divento famoso a livello mondiale, o se no vado a fare l'operaio come fosse mia papà. Che ha visto giusto? Prima che hai detto. Quindi non solo che fa che la canzone là, ma che fa tutto l'album. 60.000 persone invisibili. Vedendo il cartello di mia amica, lei vede anche il mio. A un certo punto, dopo le ore 20 di Springsteen, te vedi che poi che sei video, cosa mai Marino per farà bene, che se tutta quanta, cosa gli era tu, 15 persone, serie, se mette in fia e fa l'inchino per il bis. A un certo punto il che fa a leader Steven, che ha un fia, è il suo compagno da quando, che dal 72 sono tre, e fa, guarda che là in fondo, là in mezzo, che su Mona, che vuole suonare con me. Ti vedi proprio che sei tra... E ti dovrei suonare con me, ma certo con chi... Cioè, in inglese un mono. Ma certo chi che so me. Insomma, a un certo punto fa, dai, fidemosi. E gara pensa, o sto qua, è Leo Mitoman, è ma genio, oppure qualcosa sarà buon combinare. Mi insomma vago su, cioè come quando che te viene fuori l'estrazione, ma amico vinto, che non hai mai vinto niente, anzi le più facili volte che male mi stufo aspettare che dago il biglietto all'altra e appena sono via mi salta vinse. Insomma arrivo su e dico, oh miseria, cioè mi sei qua tocca a me? Vago su e che dico, guarda mio, vuoi fare sta canzone qua? Mi fa, guarda sta canzone qua, no, però sto vuoi fare un'altra. Cosa ha avuto? Cosa hai detto? A Springsteen non sono le mie persone, vara, non te che hai cravata in pandan col cuore di medenti. No, te vai avanti, te fai. Insomma, a parte, femo, mi impapero i primi 30 secondi, dopodiché mi riprendo e vago. E quindi fondamentalmente questa avventura mi ha dato una visibilità incredibile, mi ha permesso di andare a suonare 2 volte in America, di essere incontrato anche da Springsteen, che mi ha offerto una tequila su una festa privata, di girare del live in Irlanda, di conoscere il presente, insomma, alla fine... che ho fatto come che dice in Veneto, Ciantise, grazie a quei 12 minuti che davanti a 60.000 persone e dopo in rete te vedi che ese video di gente che ho visto qua 1 milione di volte, quindi fa punto dico se chi sei che non sa che ho fatto questo. 12 minuti capita a tutti, giusto? Capito. Ma no, con Springsteen. A quanti è successo? No, con Springsteen era, credo che se non ricordo mai Daniele che ha detto che nessuno mi è, roba proprio da maniaci, però nessuno e nessuno tranne me se sta sul palco 12-13 minuti con Springsteen, e parliamo anche dei fan non invitati, ma credo anche i fan invitati, perché i fan anche solo che dura 5-6 minuti e poi via. Mi ha fatto intervista, mi ha sbassato il microfono e mi ha abbracciato, mi ha detto, oh, ti hai fatto un lavoro fantastico, quindi insomma tutta una serie di espressioni incredibili. E in più, sulla stessa maggio, a settembre sono in forno una specie di lettera per ringraziare i fans, e tra parentesi con 3 punti esclamativi ho detto, e anche il Bauco che ha suonato è Wolfsburg con altri. E a giugno a Parigi, che ha detto al tipo che suona con io, a Everett, che ha detto, ascolta mio amore, visto che se Bauco ha piova che suona a Wolfsburg, puoi imparare a suonare anche te. E quindi... Sì, quindi questa casa è una canzone.
questa è una canzone che, oltretutto, una canzone che è molto legata al tema del lavoro, che dice: Ciccio, sganci, amico, lavora, sganci skate. E speriamo appunto che tutti quelli che hanno ancora di aspettare skate a cassa integrazione, o tutti quelli che sono in crisi col lavoro, perché non, perché non che ne è, mi raccomando. Quindi cantai forte. Sì. Non si sente. So, I follow the captain say, pay me my money down, tomorrow is my selling day, pay me my money down, pay me, pay me, pay me my money down, pay me or go to jail, pay me my money down, don't let me out of here now. Appassionante, mi pare che Fire Place sia Fire Fire. Listen, listen and repeat. Listen and repeat. Lesson number one: Fire, Fire Places, Places. The Fire Places. I caminetti, where we can cuisine the costasine. It's okay. It's okay. Questa sera, grazie a loro. Dicevamo che questa roba qua sì, è molto elastica, nel senso che comprende i caminetti. I caminetti sono elastici, nel senso che stasera siete in quattro, ma in alcuni casi siete anche molti di più. Beh, abbiamo fatto una due giovedì fa, mi sa, addirittura al Cockney, eravamo in 14 sul palco a fine. Aspita, Big Band. Infatti, là che abbiamo registrato, che se vuoi anche mettere, ascoltarla nella nostra pagina, un brano.
anche bello premio di speranza del suo tipo irlandese, si chiama Glen Hansard. Glen Hansard è un musicista molto molto quotato in Irlanda, e nel 2008, giusto per dire che proprio che amicizia blasonata che avevamo, nel 2008 ha vinto il premio Oscar per una canzone della colonna sonora. In più, se vuoi altri vi piace certi film, e comunque vi consiglio ovviamente, perché è veramente un bel spaccato da Dublino dei metà anni 80, guardate un film che si chiama The Commitments. È molto molto bello, molto musicale, molto pieno di soul, molto pieno di musica. E là dentro che c'è un tipo rosso con i capelli, che è questo nostro amico. Abbiamo scritto una canzone, abbiamo fatto una canzone sua, tramite il nostro contatto che ha mandato, e mi ha fatto un po', mi arriva fresco un po' il messaggio, ho detto ragazzi, mi hai cambiato la vita, guarda, è incredibile, come che Fireplaces, cioè, parliamo di uno, di un premio Oscar, no? di uno che lavora a spaccia carrozze. Mi ha detto, con i Fireplaces, c'è mai una canzone, diventa una roba magica. Ho detto, porca puttana, ragazzi, incredibile. Quindi siamo veramente contenti di questa roba qua. Vabbè, grazie a loro. Loro. Illo. È già stato introdotto il tema ambiente, fiumi, che volevamo leggermente approfondire con Alessandro, che è rappresentante del Forum regionale dei contratti di fiume. Anni e anni di battaglie su questo fronte in avanti, altrimenti sei fuori scala. E quindi se vuoi parlarci qualche minuto di questa battaglia strenua che stai conducendo. Beh, non solo da solo, dai, stiamo cercando di creare delle alleanze con tutti quanti i volenterosi, con tutta la comunità, con tutte le associazioni che vivono nel territorio, con i pescatori, con gli agricoltori, con tutte le associazioni ambientaliste, con chi come Planeta Sicuro si impegna, ad esempio, sul tema della sicurezza idraulica e geologica, come dice il professor Dappaus. Ecco. E tutti insieme cerchiamo di dare forza a questo movimento che si chiama il movimento dei contratti di fiume. Siamo qui non solo per manifestare l'urgenza dei temi ambientali, che si possono declinare in tanti modi, no? Noi tutti vediamo l'inquinamento, tutte le cause, spesso anche di origine antropica, che avvelenano la nostra vita, il nostro ambiente, il nostro territorio, no? Anche il tema del surriscaldamento globale lo stiamo vivendo, forse un po' di più questa sera, vabbè. Però l'altro tema, l'altra urgenza è quella dell'igiene democratica. Quindi c'è un tema dell'igiene ambientale e l'altro invece dell'urgenza democratica, ecco. Quindi noi continuiamo a manifestare, anche con tutte le attività che stiamo facendo, proprio affinché ci sia un maggiore impegno da parte della comunità per la gestione dei beni collettivi. Una di queste esperienze di democrazia partecipativa si chiama contratti di fiume, che sono degli strumenti di democrazia partecipativa per migliorare le componenti ambientali dei fiumi del territorio. Ne abbiamo attivati molti in Veneto, di questi processi in cui la comunità tutta vasta si impegna con le associazioni, con le istituzioni, anche con gli enti di governo del territorio, con gli enti economici, per migliorare i beni collettivi, le componenti ambientali dei beni collettivi. Fiumi, appunto, potrebbe esserci anche un contratto di bosco, ecco, no? Per la gestione condivisa del territorio come questa. I contratti di fiumi in Veneto sono stati attivati molti, ma molti di questi poi non vengono portati a termine. Ecco, questa è quindi l'urgenza e l'appello che noi lanciamo è che questi processi che sono stati attivati vengano portati a termine. C'è anche il contratto di fiume Brenta, c'è il contratto di fiume Marzenego, c'è il contratto di fiume Melo Bagno Musestre, c'è il contratto di fiume Melmanerbon, il contratto di fiume della Piave. Ecco, tutti questi processi che abbiamo attivato e poi non vengono più portati a termine. E invece noi abbiamo un grande bisogno di democratizzare la democrazia. Questo noi siamo venuti a dire. Migliorare il territorio e democratizzare la democrazia attraverso questi processi. E di questo ringraziamo tutti e anche i Fireplaces. No! Per questo contributo. Ha fatto il corso di Agostino. Grazie per avermi nominato. E anche per averci dedicato questa bella canzone con cui noi inauguriamo e concludiamo le nostre puntate, che si chiamano Pillole d'Ambiente, che vanno in onda ogni giovedì sera e qualche volta anche il mercoledì
su radiosayuz.it. Quindi noi ringraziamo anche Rosario Moreno che ci ospita, che è il nostro editore. Ciao Rosario, ciao Moreno. Ciao Rosario. Adesso vi lascio il posto e vi ringrazio tutti quanti. Quindi, il tema fiume, il tema acqua non va a morire, perché adesso andiamo a proporvi una canzone che credo venisse cantata anche a fine 800. Sono molto presto. Praticamente, credo che anche qua, quando che le barche dal mare arrivava al fiume, lungo il fiume era parte appunto dove che si seguiva a corrente, ma quando entrava in città non poteva più seguire a corrente, veniva trasportata, tirata da dei musi o da dei mucche. Questo è incredibile, succedeva qua, perché credo che questa immagine qua l'ho vista anche tipo sul canale Battaglia Terme, ma succedeva perché appunto la Riviera, senti il gatto, questo succedeva sia qui ma anche in America, anche in Inghilterra. In America a fine 800 appunto hanno fatto questa canzone che parla appunto del fatto che il miglior amico di questo uomo risulta essere questo mulo, perché è un animale vecchio, quasi malconcio, però instancabile, che ogni volta che c'era da tirare un peso, ovvero una barca piena di sementi, di materiale per il sostentamento della città, non si tira mai indietro, non si accascia, non si lamenta mai. Anche questo è collegato a Springsteen, perché nel 2006 Springsteen fece un bellissimo album, un bellissimo tour, da cui è tratta anche Pay Me a Money Down, e che parla di molte canzoni legate al lavoro e di molte canzoni legate proprio alla cultura popolare nordamericana. Questa è Erika Nall, è proprio uno così. Thank you.
everybody down. Don't breathe, we're coming to town. Only know your neighbor and only know your boss. Have a navigated to the early canal. Don't breathe, everybody down. Don't breathe, we're coming to town. You only know your neighbor and only know your boss. Low breeze, everybody down. Low breeze, we're coming to town. We only know your neighbors and only know your past. Have a navigator to the area canal. Low breeze, everybody down. Low breeze, we're coming to town. We only know your neighbor and only know your pal. You have a navigator to the area. Canzone dei Mussi, la gente che lavora e dei corsi d'acqua. Fatto per il linguaggio zamboniano dai caminetti, che ovviamente i pare dei Bronze Quartet. Ultima canzone, signori e signori, dopo vi lasciamo. Which Side? Mi minore. Bravo. Qua siamo in zona Campoyongo, Boyon. Qua è l'attività partigiana durante la seconda guerra mondiale, era molto molto intensa, anche perché fa il discorso mi diceva che Gnava Chavarghe e roba i tedeschi, quindi fondamentalmente che c'è una sorta di orgoglio in tutto questo tipo è passato. Ma senza andare a scomodare gli avvenimenti della seconda guerra mondiale, credo fermamente che uno dei problemi del mondo attuale sia l'ignavia. Infatti Dante Alighieri, già all'epoca sua, gli ignavi, ovvero quelli che non prendeva posizione, i gamessi in un inferno particolare. Quindi credo sia molto ma molto importante nel linguaggio, nel dibattito democratico, prendere una posizione precisa, ovvero parteggiare. Decidi da che parte stai. Capito? Quindi mi raccomando, vieni fuori dalla zona grigia, come che ha fatto il signor di Contratti del Fiume. Abbracciate le vostre passioni e le vostre visioni e urlai al mondo, perché il mondo deve sapere chi che sì e cosa che vuoi, e magari trovi anche qualcuno che vi segue. Which side are you on? Mi vi ricordo che se vuoi, per soli 10 euro e portando di casa questa roba che è piena di buona musica, ma anche se è un bello oggetto di arredamento, perché è a confessione, mi ha fatta un famoso architetto d'Amsterdam che ha piastreato una serie di punti con la ceramica, te ne frega la ceramica, ti ero a fare, no scherzo, comunque se è bello da mettere fuori, da esporre gli amici e la puoi anche dare dentro al lettore da casa oppure nel lettore di casa. Soul Food, questa cosa si chiama Which Side Are You On? Anche questa è una canzone molto vecchia, una canzone del 1922, scritta da moglie di un minatore che andava a portare che da mangiare a suo marito che faceva 20 ore al giorno. E una volta perché suo marito ha deciso di manifestare per una questione di stipendio, per una questione anche di contratto, fia più equo, e l'ha portata via la poesia. E ha detto un calendario che ha scritto il testo, è una canzone qua, e se vi ricordate prima che mi nominato, un tale Woody Guthrie, che era un tipo con la chitarra, che però era una specie di sindacalista, che ha detto, queste parole come piace, e metti in musica, e fa più o meno così. The more you do walk, the new you should tell. How to do all union is come here to tell. My lady calls a minor is now near a song. With me, the more walk, I'm still here alone. Which side are you on night? Which side are you on? Which side are you on night? Which side are you on? Which side are you on night?
You came to be a union man, but Fauci is clear. For who can you stand it? More time behind you can. Will you be a lobster or will you be a man? We sire you all, we sire you all. We sire you all, we sire you all. We sire you all, we sire you all. Prima di andare via vi presento a band. Al pianoforte e agli esperimenti tricologici andati a male, Oliviero Lucato. Alla chitarra, a campanella, all'incenso e che richiede per fare io dal prete del San Bruson, Carlo Malchiori. Bravo, bravo. Ovviamente con tre brutti fa compensare un fia, dovremmo in qualche modo munirsi di un diamante. Signori e signori, appena porta a casa la famosa gioielleria da Tiffany, Ludovica Signorelli. Penso al timido del gruppo, quello che bisogna mettere che un piede porco in bocca per tirare fuori le parole. Sono costantemente al servizio della buona musica, del fiume, della natura, del stare insieme. E anche al vostro servizio, Caterina Riccardi. We sire you all night, we sire you all, we sire you all night, we sire you all, we sire you all night, we sire you all, we sire you all night, we sire you all. Brother, can you stand it? Oh, tell me how you can. Will you be a lobster or will you be a man? Those capitals of Boston don't listen to the lion. Don't forget about a chance until the organ. We sire you home, we sire you honor, we sire you home, 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 we sire you home. We saw 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 you home.
era fermo due canzoni, una irlandese e una fiapi inglese. Per chi che si può cantare o per chi che non si può cantare, però stasera qua in maniera particolare non se ne frega, se può cantare puoi cantare con altri. Gavida urlare insieme a un certo punto come faccio così con la testa. Dirty Old Town. Dirty Old Town. Vieni qua Marino che fermo è prova dell'inglese. Dirty Old Town. The fireplaces. Dream a dream, but you can have. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town. Hey.
canzone fuori lì, fuori onda, quindi sopra o altri che nessuno vede. Ma ci devo guardare male, ma tanto si casca collegato. No, devo chiudere. Ah, chiudi per qui, ma intanto non vedo prima. Allora, volevo inquadrare a favore di www.radioscience.it l'album. Che si chiama? È un album prezioso. The Fireplaces Soul Food. Fireplaces Soul Food. Food. Sì, Soul. Soul Food. Anima, cibo dell'anima. Esatto. Complimenti, grazie. Se Alessandro, Mario vengono qui, facciamo magari una foto con The Fireplaces. Passa. E sono dai, che impara il nome. Esatto. Prima di ricordare... Prima di ricordare quelle che sono le nostre, i nostri temi, quindi l'ambiente, i fiumi, per quanto riguarda i fiumi abbiamo delle priorità, che è quella della messa in sicurezza del nostro fiume Trenta, che risente di anni e anni di incuria, e quindi un appello che noi lanciamo ai politici, stasera abbiamo anche un candidato alla regione, per cui gli diciamo questo deve essere un tema, gliel'ho ricordato, non la fa, ma lo ricordo di nuovo. Tra l'altro un ex sindaco che ha vissuto sulla sua pelle i problemi del 2010, quindi non uno qualsiasi. E c'è il completamento dell'idrovia che serve assolutamente per mettere in sicurezza il nostro territorio, quindi sono due temi che noi cittadini possiamo seguire, ma è la politica che deve decidersi, deve muoversi, deve attivarsi e prendere delle decisioni, sottoscrivere degli impegni precisi, quelli che noi chiediamo. Ecco, detto questo, bellissima serata, grazie a The Fireplaces. Grazie a voi. Sì. Dobbiamo ringraziare tutti, anche da parte di Caponormativa, grazie a Marino, a Brenta Sicuro, all'associazione che è così sensibile all'ambiente, grazie a The Fireplaces che ci ho fatto un corso di 24 ore di corso accelerato in inglese. Ti hanno suonato con? Con The Bruce Springsteen. Anche questo l'ho imparato. Ho fatto un po' di fatica. Comunque, grazie, davvero grazie, perché avete fatto una serata davvero stupenda. Ci siamo divertiti e si vede, insomma, che anche loro si sono divertiti tantissimo. E da parte nostra siamo davvero contenti per la partecipazione, per questi eventi, e magari nei eventi futuri li aspettiamo tutti. E per finire finisco con una rima che dice: e la nostra anima non sarà mai contenta se non sarà messa in sicurezza i fiumi e anche il Brenta. Ecco, se volete accennare a Berti River, così chiudiamo la serata e ci salutiamo. C'è qualcosina da mangiare subito dopo. Sail along this dirty river, this poison river, try to deep in my soul. Over the lazy, faceless body, where fear, evil, laughter, watching our road unfold. We are walking below us and deep down, we gotta take a step before it's too late. Don't say it loud, our tears won't clean our soul. Giovedì prossimo con pillole d'ambiente. Buona serata, grazie a tutti, grazie. Piccolo rinfresco. Ci avviciniamo al tavolo che si mangia. Mi raccomando, i CD. In the town where I was born, lived the man, sailed to sea, and he told us of his life, the battleship submarine. Yellow submarine. We are living in a yellow submarine.
submarine, yellow submarine. We are living a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And the friends are all aboard, one of them lives next door. And the band begins to play. We are living a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. We are living a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. We are living a yellow submarine. I sail along this dirty river, this poison river.